Una paziente e il suo chirurgo affrontano insieme il cancro, una battaglia nella quale gli aspetti legati allo stato mentale del paziente hanno una grande importanza. È così che una donna operata all'Umberto I ha trovato nello yoga, disciplina della quale è istruttrice, un supporto di grande valore. Sono Stefano Arcieri, sono un chirurgo, sono allievo del professor Angelo Filippini e sono strutturato come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e in unità operativa complessa appunto di chirurgia generale diretta dal professor Filippini. È chiaro che al chirurgo generale, soprattutto in unità operativa universitaria, si rivolgono pazienti, sia uomini che donne, che hanno patologie oncologiche, per cui l'approccio deve essere un approccio comunque di protezione nei confronti di questi malati. Non bisogna mai dimenticare che esiste sempre una mente vicino a un corpo e che se la mente è in una situazione di serenità, di tranquillità, le reazioni del corpo sono comunque più adeguate e più rispondenti a quelli che sono i sistemi di difesa che deve mettere in atto per combattere una brutta malattia come quella oncologica. La signora Rita la ricordo, insegnante di yoga, che era molto spaventata, come tutte purtroppo le donne che hanno una patologia legata al sesso femminile, che è quella, la patologia la più comune, che quella della mammella. Si è rivolta a me dicendomi: faccia lei quello che crede, quello che ritiene più opportuno per guarirmi e per aiutarmi. Ho effettuato un intervento assolutamente conservativo. Fortunatamente l'esame istologico definitivo è stato particolarmente favorevole, nel senso che la malata poteva ritenersi guarita dal punto di vista chirurgico e anche oncologico, per cui ho tranquillizzato la malata, si è sentita chiaramente molto sollevata e felice di questo evento. Il professor Arcieri mi ha guarito sia fisicamente che nel livello dell'anima, perché io non mi scorderò mai la frase che mi ha detto, e mi ha detto che era un mio amico la prima volta che l'ho incontrato e che io ero già guarita, per cui dovevo solo affrontare la parte terminale. Per fortuna è stata solo una quadrantectomia, però c'è tutta la riabilitazione che bisogna affrontare. E poi recupero, devo dire, tramite lo yoga. Invece di dire combattiamo il cancro, proviamo a dire trasformiamo, superiamo, vinciamo. Perché combattere, lo riconosco con lo yoga, intanto che io combatto qualcosa, perderò. È un regalo il tempo che passa, specialmente in questo momento in cui questo fisico viene sempre boicottato, cambiato. Provare la gioia di essere quelli che siamo. Io ripeto ai miei allievi, la meraviglia, ognuno di noi è differente dall'altro.